Eccoci tornati con la Veroli che abbiamo abbandonato la prima Reading Cup e ci ha detto che abbiamo abbandonato l'andata della prima Reading Cup, un evento che si è già concluso. L'Inter Primavera ha vinto 1-0 sulla Juventus Primavera. I Pau in casa della Juventus a Torino, la Juventus Stadium. L'Inter deve essere la società dell'Inter che sta andando un po' bene in campionato, può sperare nei giovani allievi, può sperare nei giovani allievi e almeno se vince prima di Kappa spera in un trionfo interista, almeno quello se lo porta a casa l'Inter come società. Può andare anche a dire quando si avvicina. Tutte le partite sono in corso, siamo sempre sul 1-1. Sull'1-1, quindi. Palla fuori a Dortmund mentre a Bilbao ce l'ha in possesso palla il Bilbao. Andiamo ad aggiornarvi sulle partite di altre partite che stiamo seguendo. Quindi allora siamo al 70, mi dicono siamo in attesa Bilbao e Siviglia. Come minuto siamo al 78esimo, siamo anche di più. Allora il Braga 0 Shakhtar Donetsk 2 è sempre 2-1 tra Villarreal e Sparta Praga. Le partite che stiamo seguendo Borussia Dortmund Liverpool Atletico Bilbao Siviglia sempre 1-1. Quindi la prossima volta che ci si vede faremo Siviglia Atletico Bilbao Liverpool Dortmund. No, perché vogliamo dire che sarebbero state grandi emozioni. Grandi seguiteci. Mercoledì ci darà diretta col UEFA, diretta con UEFA Champions League mercoledì, e noi siamo sempre on direct partita Champions, e noi i nostri grandi e grandissimi appuntamenti siamo sempre qui in diretta, sempre qui con l'ultima parte con l'ultima parte l'ultima parte ci segue e chi vuole seguirci lo può. Quindi chi ci sta seguendo è un grande ascoltatore. Chi ci sta seguendo sono i grandi ascoltatori. Allora, il primo in assoluto che ci segue da quando abbiamo iniziato le nostre recitive trasmissioni è Simone, che noi Simone lo ringraziamo Simone, e quindi grazie a Simone. Le salutiamo sempre agli altri fedelissimi ascoltatori, sono Mario, DJ, Antonio, Alex, tutti quanti, anche ringrazio il nostro altri, sempre grandi ascoltatori. Questi sono dei grandi ascoltatori, anche un ascoltatore che si è aggiunto da pochissimo, altri ascoltatori che si sono aggiunti da pochissimo e che li salutiamo. Quindi vi salutiamo tutti quanti, salutiamo tutti quanti e con la de
l'ultima parte. Quindi stiamo vedendo un po' tutto. Dovete essere sempre fidati, sempre con noi dovete essere, perché ci dovete sempre seguire un saluto. Allora, un saluto a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori. Simone, che ci segue da quando abbiamo aperto i nostri canali, e vi ricordo che quel giorno facevamo Bayer Leverkusen Roma. Fino a oggi, la nostra diretta con Europa League e Primavera di Cup ci sta seguendo, che adesso. Poi salutiamo DJ Alex, Mario, Antonio e tutti quelli, tutti i bellissimi ascoltatori. Intanto, in vantaggio il Siviglia. Siviglia in vantaggio, gol, gol, gol del Siviglia, gol del Siviglia. Spettacolo magnifico, spettacolo magnifico. Sempre noi, siamo sempre, sempre noi a darvi le cose. Quindi, vantaggio del Siviglia. È vantaggio del Siviglia. Quindi. Che gol pazzesco, pazzesco. Seguiteci, seguiteci sempre. Quindi dobbiamo essere sempre noi in diretta. Sempre in diretta. Con tutto quello che sta capitando un po' in questi momenti non facili per alcune squadre. Quindi stiamo dando tanto. Chi è che vuole, chi è che ci sta seguendo come nostri grandissimi ascoltatori, vogliamo tutti ringraziare un po' tutti, tutti ringrazio tutti. Tutti ascoltano tutti, quindi dovete stare sempre con noi. State con noi perché sono le partite belle. Il Borussia Dortmund e Liverpool 6-1-1. Atletica Bilbao 1, Siviglia 2. Quindi grazie davvero a tutti e a quelli che ci seguono. Stiamo dandovi un po' dei risultati per quelli che sono, quindi ringraziamo tutti gli che ci stanno vedendo, ancora una volta, un'altra volta lo faccio, ma è per non mi scordo mai io dei tifosi, non io scordo mai dei tifosi. Ricordiamo che alla fine leggerà il telegiornale sportivo, alla fine subito e rapido, velocissimo, rapido e veloce, nostro radio giornale sportivo. I collegamenti con la redazione saranno belli, bei collegamenti con la redazione, se ci sarà qualche aggiornamento. Adesso andiamo a trovare qualche altro aggiornamento, andiamo a vedere. Allora, il Villarreal 2 Sport Praga 1, Braga 0 Shakhtar Donetsk 2,
Borussia Dortmund e Liverpool 1-1 e Hapoel Bilbao 1, Siviglia 2. E quindi siamo veramente ne andremo anche ad aggiornare un po' su tutti i risultati che ci sono. Stanno giusto. Per quanto riguarda le squadre, stanno giocando davvero bene tutte e due quelle che stiamo seguendo, e niente di che. Per il resto non c'è nulla di che, non c'è nulla niente di che. Per il resto da dire su questo Dortmund Liverpool, perché è una partita bella, una partita fenomenale. Stanno giocando davvero bene tutti quanti, e queste due squadre devono costruire tantissimo per il ritorno. Mentre l'Athletic Bilbao e Siviglia da sotto, che è andata sotto, ha rimontato 2-1, sta vincendo 2-1, mi ha fatto la remontata, come si dice in Spagna, remontata, cioè la rimonta, e quindi questo è più del dovuto, con tutto il rispetto che abbiamo per tutte e per tutte le squadre. È quasi finita la partita, siamo all'89esimo minuto, vediamo se ci sarà il recupero da Bilbao. E non c'è Bilbao, ci dovrebbe essere calcio di rigore, soprattutto che Aldo il calcio di rigore, lo può dare il calcio di rigore, ma vediamo se lo danno. Ma è sempre scivolata, perché sapete, con le immagini belle che stiamo avendo. Chi è che vuole seguire un po' la diretta gol con noi di Europa League per questi minuti finali è sempre il benvenuto, sempre il benvenuto. Allora, per quanto riguarda gli arbitraggi di queste serate di Champions League e Europa League, belli, bravissimi gli arbitri, che bravi. Ieri c'è stata la partita che abbiamo commentato qui in diretta tra Wolfsburg e Real Madrid, un italiano, quindi un grande italiano. E italiano, vi recuperiamo anche gli albi internazionali con gli italiani, che so, ieri sera. Quindi anche questo. E noi siamo sempre qui con le nostre frequenze. Commentiamo un po' queste due partite che finora hanno visto 3 minuti di recupero. L'arbitro concede 3 minuti di recupero a Bilbao, tra Bilbao e Siviglia. Vediamo se sta quasi per concludersi la partita. Siamo all'86esimo tra Dortmund e Liverpool, è che è finito il primo minuto, sta per finire il primo minuto di recupero, sta. È fuori la palla per il Siviglia, che ormai ha vinto, può consolidare questo 2-1, però deve stare attenta che la prossima partita, al ritorno, deve per forza vincere 1-0, perché se finisce 1-0 Atletico Bilbao, la potrebbe andare ai calci di rigore, o ai supplementari, e poi a calci di rigore eventualmente. Qui dobbiamo stare attenti a Borussia Dortmund. Queste due le partite sono belle emozionanti. I tedeschi contro gli inglesi. Due e spagnola contro spagnola. L'attrice. L'Athletic Bilbao, e poi c'è la vincitrice delle ultime due edizioni della UEFA Europa League. Un anno ha vinto
così ha vinto bene. Il secondo anno non ha, ha vinto, ma dato che era cambiata la regola, che si era aggiunta una regola, che la Vinci Ligi va in Champions League, è andata in Champions League, ma quest'anno non ha fatto bene in Champions League, e quindi è scivolata al terzo posto del girone, quindi è qui in Europa League ancora. Se stare attento il Siviglia sta per finire, siamo al 2 minuti e 30 secondi, siamo noi, sempre noi, che voi ci state seguendo, sentite in sottofondo l'audio delle due partite, noi siamo sempre noi in collegamento per seguirle bene queste partite. Siamo a 2 minuti e 35 secondi, mancano 22 e 40 secondi, 2 no, 22, 2 minuti e 40 secondi ad Athletic Bilbao Siviglia, quindi sta per concludersi qui. L'arbitro manda, vediamo se sta per fischiare, perché vediamo, lo vediamo col fischietto in bocca l'arbitro, ma non vediamo cosa succede. L'arbitro, vediamo che fa Bilbao. L'arbitro dice che può bastare. Il Sevilla batte l'Atletico di Bilbao in casa 1-1. Quindi è finita, ha perso l'Atletico Bilbao, c'è il Siviglia, quindi l'Atletico Bilbao è stato battuto dal Siviglia, siamo qui per seguire la partita tra Borussia Dortmund e Liverpool, che ha gli sgoccioli, che ha gli sgoccioli, quindi che ha gli sgoccioli, siamo ovviamente quasi alla fine, mi ricordo sul. Allora, Braga 1, Shakhtar Donetsk 2, quindi aggiornamento in diretta, che ha appena segnato il Braga, quindi appena di Braga. Si è concluso l'Atletico Bilbao Siviglia e Villarreal Sparta Praga, quindi Atletico Bilbao 1, Siviglia 2, mentre Villarreal 2, AC Sparta Praga 1. E tra Braga e Shakhtar Donetsk è finita da pochissimo, tra Braga e Shakhtar 1, Braga 1, Shakhtar 2, quindi non ci sta nulla da fare per lo Sparta Praga, per il Braga, neanche per lo Sparta Praga, 2 minuti di recupero a Dortmund. Quindi è finito il primo minuto, di recupero, è iniziato a 1 minuto e 10 secondi, ecco siamo a 1 minuto, ecco è passati 1 minuto e 40 secondi alla fine della partita, e dopo vediamo subito, mentre diamo i voti e ci salutiamo. Finisce 1-1 e noi non ci prendiamo manco uno spot, andiamo subitissimo a dirvi quali sono state, come erano andate queste partite belle. Ecco, abbiamo concluso con i due campi. Allora, la Borussia Dortmund, Liverpool, Dortmund si è giocato bene ma non benissimo, e Liverpool ha giocato benino, ma neanche lui bene.
voti diamo, diamo 7 e mezzo a Dortmund come squadra, 7 allenatore, diamo 7 e mezzo come squadra al Liverpool, 7 all'allenatore. Uguale voto perché hanno giocato tutti e due benino e per il resto non hanno dovuto fare nulla oltre ai gol, oltre ai gol che sono due, uno a fa per parte, mentre per la partita che abbiamo tenuto l'altra, Atletico Bil Bausevilla, diciamo che un Atletico Bilbao attaccato fino alla fine, fino ha segnato anche, ma purtroppo non ce l'ha fatta, ha perso contro un Sevilla che era arremmante, il Sevilla che ha fatto tanto. I voti sono per l'Atletico Bilbao 7,5 e 7 l'allenatore, per il Siviglia 8,5 la squadra, 8 l'allenatore. Noi ci salutiamo con la UEFA Europa, il gol di andata della primavera in Cup. Lega Serie A e Team presentano la Team Cup.